Prima viola dell'Orchestra Sinfonica della RAI, stasera al Teatro Giordano per un concerto con la giovane ICO Suoni del Sud, che stasera sarà diretta dal maestro Marco Moresco. Avete terminato le prove? Come si è trovato? Mi sono trovato benissimo perché oltre ad essere un'orchestra, un'ottima orchestra, la cosa che a me fa molto piacere è vedere tanti giovani così attenti e così partecipi e così bravi. Per cui questa ICO per me è stata una bella sorpresa perché oltre appunto ai giovani, ma la qualità che mi ha sorpreso molto e l'entusiasmo che ci mettono. Il programma di questa sera credo non si trovi facilmente nel repertorio dei giovani musicisti. Com'è stato scelto? Beh, questo concerto, il concerto di Hindemith, da Schwarendreher, che è uno dei brani più importanti del repertorio violistico, insieme al direttore artistico Ettore Pellegrino, mi ha proposto l'idea di fare questo concerto e io ho accettato molto volentieri perché è un brano di un repertorio molto importante e anche molto difficile e per questo che i ragazzi dell'orchestra dei Suoni del Sud si stanno veramente lavorando con un grande impegno insieme al direttore Marco Moresco, mi sono trovato molto bene. 24 anni, vi ho fatto un po' di conti nell'Orchestra Sinfonica della RAI. Prima è stato 6 anni con quella della Scala di Milano. Che cosa le regala suonare con orchestre diverse da quelle a cui è abituato? Eh beh, si impara sempre, perché a me piace poi assorbire le varie situazioni, i vari modi di suonare dell'orchestra. Ho ancora un ottimo rapporto con la Scala, tra l'altro andrò settimana prossima col maestro Scegli a suonare e c'è sempre un'amicizia. I 20 anni, 24 anni che sono in Rai sono stati anni fondamentali per la mia crescita. E per cui anche suonando da solista con queste orchestre e altre orchestre che ho avuto modo e la fortuna di partecipare, è sempre un arricchimento personale, perché comunque è un dare e avere, è una collaborazione che nella musica e nella musica da camera è molto importante. Stasera è anche un po' musica da camera, perché l'orchestra è un po' piccola, un organico un po' strano, non ci sono i violini. Ci sono i violoncelli, i contrabbassi e i fiati, non sono né violini né viole, per cui un organico strano con un organico piccolo, per cui è molto bello anche far musica insieme. E se posso aggiungere una cosa, io sono anche ulteriormente felice di essere qua perché mio padre è di Vieste, per cui le mie origini sono di questa terra, per cui è stato molto, molto bello, emozionante essere qua. Parlando di origini, lei è annoverato tra i grandi musicisti italiani che riportano la propria arte nei territori di origine, appunto nella terra di origine, e attraverso dei festival dove vengono invitati grandi nomi del panorama musicale anche internazionale. Perché questa scelta così a volte anche rischiosa, che però porta cultura e anche economia sul territorio? Beh, io credo che sia molto importante portare la cultura nei territori, non nei grandi teatri. I grandi teatri, nelle grandi città, la musica c'è sempre, però bisogna portare la grande musica anche nei piccoli centri. Io sul Lago di Garda faccio un festival, organizzo un festival dove è molto dedicato ai giovani, perché organizzo delle masterclass con tutti i più grandi docenti internazionali e porto nel territorio del Lago di Garda. Tanta musica, facciamo 15 concerti, 21 masterclass, ci sono 150 ragazzi da tutto il mondo e far conoscere il territorio credo che sia molto importante, ma con me anche altri musicisti, penso anche a Beatrice Rana che con le classiche forme che lei fa nel Salento, qua in Puglia, ha portato anche nei piccoli centri grandissimi nomi. Ecco, credo che sia importante portare al di fuori delle grandi città e far conoscere, portare la grande musica e far conoscere i grandi artisti anche alla provincia. Che ricordo ha della sua prima volta con l'orchestra della RAI?
La mia prima volta con l'orchestra della Rai, ero molto emozionato perché mi ricordo era una sinfonia di Rachmaninoff. Insomma, 24 anni sono stati tanti, sono stati percorsi molto belli. Mi ricordo era un'emozione. Aver lasciato la scala è sempre stato anche un momento di un attimino di stacco dopo tanti anni. Ho fatto proprio il periodo con il maestro Muti, ma sono stato veramente contento di far parte di questa meravigliosa orchestra, che adesso l'orchestra è io sono il più vecchio, prima ero il più giovane quando sono entrato, adesso sono forse il più vecchio. Tanti giovani, un'orchestra di tantissimi giovani, un'orchestra buonissima. Collaboriamo con tutti i più grandi direttori al mondo e questo, anche questo è un accrescimento e un arricchimento personale, musicale, non da poco per l'orchestra. Per cui grato e sempre felice di suonare in questa meravigliosa orchestra.